Colleghi, buongiorno Assessore Massimo, Pista. Massimo, Sì. solo adesso, buongiorno. Buongiorno colleghi, buongiorno Assessore Prestigiacomo, buongiorno chi c'è poi tra gli invitati, a chi detto Sarta, buongiorno. Esatto. Sono Buongiorno. le ore 9:16, la seduta del 29 giugno, prego segreteria, procediamo con l'appello, grazie. Sì, buongiorno. Quindi il presidente Caracausi è assente. Consigliera Mella? Buongiorno, presente. Consigliere Giaconia? Buongiorno, presente. Consigliere Meli? Assente. Consigliere Ficarra? È È appena appena entrato. entrato. È appena arrivato. Presente, Consigliere Ficarra? presente, buongiorno. Buongiorno. Quindi abbiamo tre consiglieri su cinque. Assume la presidenza il consigliere Giaconia come anziano, consigliere anziano per voti. In realtà questo prima che arrivasse il collega Elio Ficarra, Ah, poiché sì, lui è il vero. vicepresidente, assume lui la vicepresidenza, però solo dopo aver salutato e ringraziato l'assessore Prestigiacomo e l'architetto Giovanni Sarta per essere qui con noi, li abbiamo invitati per fare un attimino il punto della situazione sulla dismissione della famosa passerella linea di e Barcarello. Abbiamo letto che è stata pubblicata una manifestazione di interesse finalizzata relativa alla dismissione appunto della passerella linea di Barcarello e volevamo un attimino fare il punto della situazione, considerato che questa commissione si è stata sempre impegnata, ha sempre attenzionato la questione. Abbiamo più volte audito gli uffici, i vari assessori, ma abbiamo fatto anche dei sopralluoghi, ascoltato i cittadini, i residenti, perché questa è una situazione purtroppo che dura da tantissimo tempo e oramai le condizioni della passerella sono arrivate a uno stato veramente di degrado. Abbiamo accolto positivamente la notizia di questo avviso pubblicato dall'amministrazione comunale e che vi abbiamo invitati per un attimino fare il punto della situazione e capire come si sta procedendo. E prima che di dare la parola all'assessore e poi all'architetto Sarta, c'è qualcuno dei colleghi che vuole aggiungere qualcosa? No, No, va bene sentiamo così. Bici e l'assessore se volete. Perfetto, grazie, grazie collega. Io mi zittisco, do la parola all'assessore Prestigiacomo e assume appunto la presidenza il collega Elio Ficarra. Grazie. Grazie, Matteo. Allora, buongiorno a tutti. Adesso poi l'architetto Sarta sarà molto più preciso e dettagliato. Ma ormai penso che con la passerella linea di Ferracavallo siamo arrivati al punto finale, fortunatamente, perché prima si è dovuto fare il progetto, ha dovuto costituire l'architetto Sarta un gruppo di progettazione perché per dismettere la passerella serviva l'autorizzazione che ha ottenuto in conferenza di servizio. Dopodiché abbiamo recuperato le somme per poter fare questa operazione che era venuta fuori dalla fase progettuale che l'architetto Sarta e i suoi colleghi avevano portato avanti. E fatto questo, alla fine si è fatto proprio questa manifestazione di interessi che è scaduta ieri a mezzanotte. Io non so esattamente quanti sono le ditte che hanno partecipato, questo ce lo dirà l'architetto Sarta, ma posso dire che siccome l'architetto ha lavorato in questo caso, vista l'urgenza della dismissione in procedura di urgenza, una volta affidata, non ci saranno i tempi tecnici dell'ufficio contratti che dovrà fare tutte le verifiche, perché in procedura di urgenza si opera in maniera diversa. E il tempo per lo smantellamento dovrebbe essere di circa un mese che avrebbe la ditta. In più, l'architetto Sarta ha inserito all'interno di questa manifestazione di interesse che per ogni giorno in meno avranno la ditta avrà un vantaggio, cioè per ogni giorno che recupera dai 30 giorni
stati assegnati, quindi credo che ormai siamo addirittura d'arrivo. Io però una cosa sulla Barcarella, sulla passegnata vigna di Sparacavallo, la devo dire, perché dico, noi ci stiamo trovando adesso in una situazione molto particolare, abbiamo fatto tutto di corsa per poter dismettere questa passerella. Però io ricordo perfettamente che piuttosto di dismetterla e piuttosto di rifarla tutta, si era riparata soltanto una parte di questa passerella linea. Io ritengo che forse questa era una cosa che si poteva benissimo evitare e fare già la dismissione 2 anni fa piuttosto che la riparazione di questa passerella linea, anche perché devo dire che questo tipo di materiale nella scogliera vicino al mare non è una cosa che può resistere, a meno che non ci sia una manutenzione come normalmente viene fatti, e io parlo ad esempio dell'Inghilterra, dove si fanno queste passeggiate linee, ho anche fatto in altro materiale, perché li fanno anche con della pietra particolare, però hanno una manutenzione fatta almeno 2 volte l'anno e quindi possono resistere. Quindi io ritengo che la cosa migliore sia proprio quella per cui si è pensata adesso, la dismettiamo, perché non è il caso in quella scogliera, che tratta è una scogliera molto pregiata, per cui bisogna stare molto attenti a quello che si va a fare, a parte che fa parte della riserva naturale e tutto il resto, ma è una scogliera pregiata, evitiamo di fare altro danno. Quindi mi auguro che entro il mese di giugno venga dismessa e possa tornare tutta alla normalità. Ora la Chiesa Sarta vi darà maggiori dettagli. Grazie Assessore. Presidente, solo una cosa prima di, se d'accordo, per dare la parola all'architetto Sarta. Assessore, in realtà sì, forse 2 anni fa ha ragione, quella, abbiamo affrontata questa questione con l'amministrazione comunale quando si pensò di utilizzare, se non mi ricordo male, l'architetto Sarta comunque mi aiuterà in questo, la disponibilità di 60.000 euro circa di fondi extracomunali. E proprio allora noi come commissione abbiamo posto, diciamo, i nostri dubbi su quell'intervento, perché dicevamo proprio quello che tu hai detto adesso, ma che senso ha spendere dei soldi per una passerella linea che è stata fatta male, utilizzando del materiale sbagliato, no? E poi addirittura intervenire in modo parziale, per poi, diciamo, dopo un paio di mesi si sarebbe comunque ripresentata la stessa situazione, e così è stato. Allora l'architetto Sarta, ma non solo lui, c'era un assessore che adesso non mi ricordo chi era, ci disse che quelle risorse erano state, diciamo, assegnate al comune di Palermo in modo vincolato, cioè nel senso che si potevano spendere solo per il ripristino della passerella linea, altrimenti il rischio era di perderli completamente. Ecco perché, diciamo, alla fine siamo arrivati purtroppo a questo punto, cioè avere speso, anche se sono fondi, diciamo, extracomunali, delle risorse per poi decidere di dismettere totalmente la passerella linea. Quindi, a quanto pare, se così è, l'architetto Sarta conferma, allora non c'erano alternative all'impegno di queste risorse per il ripristino parziale della passerella. Grazie. Perfetto. Condivido l'intervento dell'assessore Giaconia e del collega Giaconia. Andiamo avanti. Massimo. Presidente, io darei la parola all'architetto Sarta. All'architetto Sarta, appunto. Architetto Sarta, prego. Presidente, buongiorno a tutti. Allora, volevo, in continuità con quanto ha detto l'assessore Prestigiacomo,
Sono pervenute 15 istanze di manifestazione di interesse. Una sarà esclusa perché non è stato utilizzato il modello istanza che avevamo prescritto di utilizzare, quindi le istanze risultano 14. Così come avevamo previsto nell'avviso, procederemo a un sorteggio per eliminare 4 manifestazioni di interesse, perché era stato detto che se il numero è superiore a 10, le parti eccedenti sarebbero state diciamo, eliminate tramite un sorteggio pubblico che avverrà oggi alle 12 qui presso la sede del Polo Tecnico. L'ufficio Maria Coste. Effettuato il sorteggio che sarà diciamo, verbalizzato, le ditte selezionate saranno l'elenco delle ditte più le istanze saranno inviate all'ufficio contratti, penso oggi stesso. L'ufficio contratti procederà a chiedere l'offerta a queste ditte. Generalmente i tempi che si concedono per la formulazione delle offerte non sono inferiori a 15 giorni. Chiederemo all'ufficio contratti, così come è stato determinato con la determinazione a contrarre sottoscritta a capo area, di concedere soltanto 2 giorni per la formulazione dell'offerta. Peraltro le ditte conoscono, in teoria conoscono già il progetto perché il progetto è stato reso disponibile fin dall'avviso della manifestazione di interesse, quindi diciamo, è anche la determinazione al contrario, è anche diciamo, questo tempo ristretto di formulazione dell'offerta era ben chiaro a chi ha partecipato, per cui ci auguriamo che non ci siano contestazioni e pertanto 2 giorni dopo che l'ufficio contratti invierà per PEC la richiesta di manifestazione di interesse, perverranno le offerte. Le offerte poi vengono trasmesse nuovamente al nostro ufficio, che procederà alla individuazione della ditta aggiudicataria con il criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte normalmente basse e quindi all'aggiudicazione provvisoria e contestualmente all'affidamento sotto riserva di legge, perché voi sapete che dopo l'aggiudicazione provvisoria va effettuata la comprova dei requisiti con istanze diciamo, inoltrate ai vari enti interessati per evitare questo tempo diciamo, di verifiche si ipotizza di affidare sotto riserva di legge. Dopodiché si chiederà il POS alla ditta aggiudicataria, sarà sottoscritto il contratto, saranno consegnati i lavori. Quindi ci sono tutta una serie di passaggi tecnici, burocratici, che ci auguriamo che avvengano nel minor tempo possibile, ma che comunque sono dei passaggi che vanno rispettati. Come ha detto l'assessore Prestigiacomo, nel cronoprogramma legato al progetto sono previsti 30 giorni e lavorazioni per 30 giorni naturali consecutivi, però è stata introdotta una premialità che può essere introdotta per legge. Si prevede un incentivo, un premio di 150 euro al giorno per ogni giorno, diciamo, fino a Bene. un massimo di 1500 euro, di conclusione in anticipo delle lavorazioni. Le lavorazioni ovviamente non sono complesse, per cui secondo me, diciamo anche, è verosimile che la ditta, l'impresa riesca a ultimarli anche prima di questi 30 giorni previsti. Per quanto riguarda le perplessità, beh, sono diciamo condivisibili, mi occupo della passerella dal 2015 e dal 2015 che sono stato in dubbio se demolirla già dal primo momento oppure cercare di salvarla, è comunque un'opera pubblica, sono stati spesi dei soldi. Per quanto le scelte di progetto si sono rivelate poco felici, devo dire che è facile giudicare col senno di poi, è molto difficile prevedere l'andamento delle cose. L'ultima spesa, l'ultima somma destinata al recupero di questa passerella risale come decisione al 2018, perché l'istanza di adesione al FLAG, cioè questo diciamo, ente che gestisce i fondi
FEAMP, che diciamo, ha coinvolto il Comune di Palermo in due piccoli interventi, tra l'altro uno poi non è stato attuato per nulla, questo comunque bene o male è stato avviato. È datata marzo 2018, a quella data eravamo fra l'altro poco tempo dopo aver concluso un primo intervento con risorse pubbliche di 70.000 euro, che era stato concluso qualche mese prima, che aveva recuperato un tratto di passerella. Questo recupero ci sembrava soddisfacente, per cui avevamo pensato che comunque continuare con questo diciamo, modus operandi avrebbe comunque allungato la vita di quest'opera pubblica un altro po'. Fra l'altro, a quella data non c'erano risorse pubbliche neanche in prospettiva che si potevano destinare al rifacimento della passerella, quindi la dismissione sarebbe stata senza alcuna ricostruzione. C'è da dire che comunque il peggioramento della passerella è avvenuto, diciamo, nell'inverno del 2020, perché proprio in quell'occasione le mareggiate hanno divelto la passerella, anche i tratti recentemente recuperati, se voi ci fate caso. Questi tratti tutto sommato non sono deteriorati, anche diciamo, era stato sostituito il tavolato risulta ancora incollato alle travi, ma le travi sono totalmente divelte, per cui è una decisione questa della dismissione senza ricostruzione che è maturata, diciamo, a seguito di un evento tutto sommato imprevedibile perché diciamo, le mareggiate, seppure sono arrivate sotto la passerella, in passato, in questi anni che ho seguito io questa vicenda, non avevano mai determinato diciamo, la deformazione del piano di calpestio, cosa che invece è accaduta recentemente. Ciò detto, diciamo, ovviamente adesso diciamo, è percorso obbligato, nel senso. Si procede alla dismissione anche perché c'è questa prospettiva di finanziamento che è abbastanza concreta. Abbiamo chiesto di inserire tra gli interventi del REACT, diciamo, città metropolitane 2014-2020, intervento di rifacimento per 4 milioni e 2, quindi fra l'altro un intervento che bisogna attuare celermente perché diciamo, l'intervento va completato e rendicontato entro il 2023. È un intervento per il quale oggi diciamo, c'è già un progetto definitivo che ha avuto il parere, già gran parte dei pareri, quello della sovrintendenza di conformità urbanistica, degli uffici del demanio, che stiamo rivedendo diciamo, come dire, in ascolto alle indicazioni delle associazioni su alcuni dettagli costruttivi, su Scusa, alcune. architetto Sarta, mi scusi, sta parlando però di un progetto che guarda alla riqualificazione in toto di Barcarello, giusto? Non si sta limitando a parlare solo della dismissione della passerella. Collega. Collega, in questa fase relativamente all'avviso si parla solo della dismissione. Poi l'architetto ha detto che ci fa No, un no, no, sopralluogo. siccome l'architetto sta facendo, mi pare, un Sì, ma è discorso un un po' più passaggio dopo. Se non organico. ricordo male, la diciamo, realizzazione di una nuova passerella, quindi la riqualificazione No, di quel non stiamo tratto lì. parlando, scusatemi, non stiamo parlando della ricostruzione di nessuna passerella, perché Infatti. nel progetto di cui parla l'architetto Sarta è la riqualificazione del lungomare, la riqualificazione di Esatto, di questo tutto posto, di questo Barcarello. porto di Barcarello che è vicino alla riserva, tra l'altro, ma non si andrà a fare un'altra passerella, non è No, no, ma questo. intendevo dire la riqualificazione, ma infatti, architetto, volevo chiarire due cose. Allora, mi sembra di aver capito che dai tempi che lei ha rappresentato, diciamo che i lavori non inizieranno prima della fine di luglio, perché se ci vogliono oggi, diciamo, aprirete le buste e manderete tutto all'ufficio contratti, ci vorranno almeno 15 giorni per
indicare l'impresa che farà comunque, scegliere l'impresa che farà, che dovrà fare comunque la migliore offerta, andremo verso la fine di luglio per l'affidamento definitivo di questi lavori di smantellamento, no? L'altra questione è, considerato che si parla in questa fase solo di smantellamento, perché la riqualificazione si faranno con i fondi REACT, che tra l'altro sono inseriti nel piano generale delle opere pubbliche che il Consiglio Comunale dovrà approvare, speriamo presto, speriamo che oggi in sede di conferenza dei capigruppo decidano di mettere come primo punto in trattazione la prossima sessione il piano generale opere pubbliche, perché si sbloccherebbe non solo questa opera ma comunque tante altre opere indispensabili per la città. Quindi, considerato che la fase della riqualificazione è una fase successiva dopo lo smantellamento, che succede? Che comunque questa parte dove insiste attualmente la passerella sarà transennata? No. Sì, nel senso, diciamo, la passerella sarà dismessa, poi nel progetto si prevede di smettere con cura e ricollocare il corrimano lato mare da, diciamo, agganciare al marciapiede esistente, quindi nei tratti, soprattutto nei tratti dove c'è un salto di quota rilevante, il bordo del marciapiede esistente, quello, diciamo, in battuto cementizio, con orlatura in pietra, ecco, sarà collocata lì il parapetto. Recinzione, che... vero? Si parlava di una recinzione, abbiamo parlato nel corso probabilmente dell'ultimo, della penultima seduta, alla presenza, se non ricordo male, delle varie associazioni ambientaliste, per evitare, diciamo, che la gente si possa sporgere, quindi cadere fra la scogliera, ecco, ricordavo una recinzione, lei parla di un corrimano, ma sarebbe più o meno la stessa cosa, il metallo, se non ricordo male, giusto? Ma il parapetto esistente, noi pensiamo di utilizzare il parapetto esistente, il legno. Verrà arretrato a bordo del marciapiede, verrà smontato da dov'è, cioè a bordo della passerella, linea, e ricollocato al bordo del marciapiede. Questo, okay, diciamo, è previsto in progetto. Quindi ha ragione il collega Giaconino quando dice che se ne potrebbe parlare, uso il condizionale perché è dal 2015 che si parla della dismissione di questa passerella, così come ha sottolineato anche lei, architetto Sarta, a luglio. Io devo dire che sono pessimista per natura, quindi una realista, io parlerei di settembre, è possibile? Cioè io già a settembre mi sentirei, diciamo, non dico, però ecco, a settembre è possibile che non ci sia più. Ma io, diciamo, mi rimetto alla volontà politica. Dal punto di vista tecnico, per quanto, diciamo, c'è stato un andamento della definizione di tutti gli atti propedeutici a questa dismissione, che è stato tutto sommato abbastanza celere, considerato i tempi comunque delle opere pubbliche, che piccole e grandi che siano, fanno tutti comunque gli stessi passaggi. La giudicazione provvisoria, affidamento sotto riserva di legge, non è un obbligo, è una scelta, e anzi devo dire che pone sul RUP, sull'amministrazione, un certo rischio, nel senso che se noi affidiamo sotto riserva di legge e poi scopriamo che la ditta è mafiosa, dobbiamo rescindere il contratto, aggiudicare nuovamente, insomma, si avvia una procedura che anziché accorciare allunga le cose. Era stato promesso, e io ne sono l'assessore, l'aveva promesso, io anche mi sono reso, diciamo, non dico colpevole, diciamo, mi sono reso disponibile a cercare di smontare la passerella prima dell'estate, e ciò non è stato possibile, perché, diciamo, tutti questi passaggi che purtroppo bisogna fare, formali, burocratici, amministrativi, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fanno passare dei mesi, e per cui anziché procedere alla sottoscrizione del contratto come sarebbe stato auspicabile il primo maggio,
siamo a fine giugno, ancora non viene sottoscritto questo contratto. Per cui se l'assessore ritiene che comunque sia il caso di accelerare, ovviamente per quanto di competenza cercherò di accelerare quanto possibile e quindi avviare questi lavori verosimilmente non prima di metà luglio. Se l'assessore, diciamo, decide che comunque non è il caso di accelerare, comunque questi lavori possono essere avviati anche a settembre, diciamo, in tema di, diciamo, non dico di rallentamento, di rispetto della tempistica, diciamo, normale, ovviamente non ho niente da obiettare. No, credo che la consigliera Mella non era questo quello che voleva dire. Cioè, voleva dire che noi con i tempi anche della somma urgenza che stiamo attivando, visto che prima di metà luglio non potremo consegnare alla ditta in ogni caso, quella che sia, con l'accelerazione fatta, molto probabilmente non riusciremo a finire. Entro luglio, è chiaro questo, non finiremo in 15 giorni, ma finiremo già a metà agosto. È questa Sì, l'urgenza. Se chiaro, è chiaro, è sostanzialmente noi questo quello dovessimo che volevo cominciare a dire. settembre, sarebbe una catastrofe, perché è meglio iniziare il prima possibile ed eliminare questo pericolo, perché lì se c'è qualcuno che si fa male, poi è il comune che paga. Quindi prima finiamo, meglio è. Io sono di questo avviso, non è un capriccio voler finire prima. Ripeto, io ho detto quello che pensavo, che lei non c'entra niente, architetto Sarta. Cioè, io non avrei fatto la riqualificazione di un pezzo di passerella. Avrei cercato di trovare le somme come abbiamo fatto adesso per dismetterla o per riqualificarla tutta. Quella riqualificazione che è stata fatta, anche se non erano soldi del comune, io non so da quali fondi venivano e per cosa potevano essere utilizzati, ha fatto sì che la cittadinanza si aspettava se qualcosa in miglioramento di tutta la passerella. In realtà soltanto un piccolo pezzo è riuscito a essere fatto, perché queste erano le somme e non si poteva fare diversamente. Ma praticamente noi abbiamo perso 2 anni di tempo tra il rifacimento di questo pezzettino di passerella e poi la dismissione di tutto, perché pensavamo in un primo momento, visto che c'era questo inizio, pensavamo di non dismetterla, di non dismetterla. Ma poi ci siamo resi conto che in realtà una passerella di questo genere ha bisogno di una manutenzione continua e costante. Allora abbiamo deciso che, ma insieme alle associazioni, perché anche le associazioni hanno voluto così, che si dismettesse, anche perché c'è il progetto del React per la riqualificazione di Barcarello e verrà bello in un'altra maniera, piuttosto che con la passeggiata lignea, verrà bello in un altro modo, perché si rifaranno bene i marciapiedi, si faranno tante altre cose che renderanno quel posto fruibile e che potrà, da cui si potrà vedere bene il mare. Quindi è questo l'idea della. Io non andrei oltre, consegnerei già a luglio, il prima possibile, per eliminare il pericolo, specialmente che è un periodo estivo, le persone vanno a mare e quindi diciamo che diventa veramente pericoloso quel posto, come adesso la passerella. Grazie. No, architetto, mi sembra di capire che l'assessore ha dato l'indicazione che lei sia giustamente auspicava. Perfetto. Quindi l'altra cosa che ci rassicura è che non è necessario un transennamento perché verrà arretrata, diciamo, il corrimano e quindi diciamo che sostanzialmente la parte dove insiste attualmente, diciamo, la passerella sarà, diciamo, esterna, estranea a quella che è il marciapiede. Quindi no, questo significa che mettere in sicurezza coloro che percorrono il marciapiede, non ci sono esposizione delle persone comunque in un pericolo che attualmente c'è. È chiaro che l'altro passaggio importante è l'approvazione
da parte del Consiglio Comunale del Piano Generale delle Opere Pubbliche, dove lì c'è proprio prevista l'opera della riqualificazione definitiva del lungomare di Barcarello. Là il progetto è un progetto più complesso, più importante, come diceva lei, diciamo, è un progetto definitivo, se non ho capito male. Ci sono le risorse, speriamo che dall'approvazione del Piano Generale Pubblico, speriamo possa avvenire presto, ripeto, oggi per oggi è prevista una conferenza dei capigruppo dove si discuterà, si stabilirà, si concorderà, diciamo, gli argomenti della prossima sessione. Speriamo che il Piano Generale Opere Pubbliche possa essere uno dei primi punti, sono il primo punto, perché da quello non dipende soltanto la riqualificazione di Barcarello, ma tante altre cose. Io penso agli accordi quadro degli interventi urgenti nelle scuole. Questa cosa è una cosa che mi preoccupa tantissimo, perché avendo contezza di alcune scuole che hanno dei problemi seri nei loro locali, quindi io penso che il rischio sarà che a settembre addirittura ci sono scuole che non potranno aprire, o comunque potranno aprire in modo parziale, perché parte dei loro locali attualmente sono interdetti. Quindi per me, diciamo, è esaustivo quanto rappresentato dall'assessore e dall'architetto Sarta. Magari possiamo rivederci a fine luglio, verso il 20 luglio, per fare un attimino il punto della situazione e capire dove siamo arrivati, perché, ripeto, la terza commissione ha mostrato attenzione, massima attenzione, lo sa architetto Sarta, perché più volte ci siamo incontrati in commissione per affrontare la questione. Quindi vorremmo, diciamo, continuare ad essere attenti fino alla fine, diciamo, di questa lunga storia. Quindi, per quanto mi riguarda, per me va bene così. I colleghi vogliono intervenire, vogliono chiedere qualche altra cosa, o per loro va bene anche così? Massimo, no, sei stato... Prego, prego, Concetto. No, prego. No, vicepresidente, carità. No, prego, 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 ti do la parola e poi parlo. Voglio dire semplicemente che, appunto, io auspico che quanto detto qui si traduca finalmente, a distanza di anni, nella dismissione concreta e oggettiva della passerella. Insomma, io, diciamo, da consigliere, da cittadina, non accetterei un'altra proroga, un altro ritardo o un'altra estate, magari quella dell'anno prossimo, promettendo ai cittadini di Barcarello l'ennesima dismissione di una passerella, per cui io, diciamo, accetto per buone le parole dell'assessore, perché non dovrei, così come dell'architetto, ma auspico la fine della trattazione di questo argomento solo quando non vedrò più la passerella. Grazie. Bene, collega Mella, sia tu che il collega Giagonia siete stati esaustivi. Io ringrazio a questo punto l'architetto Sarta, è entrato ora il presidente. Buongiorno. Chiudiamo a tutti, scusate. Benvenuto presidente. Buongiorno. Sì, buongiorno, ti ho detto buongiorno assessore, scusate, ma stamattina purtroppo ho avuto un imprevisto, ho avuto appuntamento col subcommissario alle depurazioni, e quindi ho avuto questa opportunità, mi sembrava importante andare a ascoltare dalla sua voce ovviamente qual è tutto l'iter procedurale per quanto riguarda il disinquinamento della nostra città, la realizzazione del depuratore e i vari scarichi che aspettavamo e che aspettiamo da tempo. La situazione sicuramente non è delle migliori, come sa l'assessore Pestigiacomo. Io anzi approfitterei soltanto, perché uno degli argomenti che volevamo affrontare nei giorni scorsi era questa vicenda che riguarda il collettore fognario e di disinquinamento della cala, sul fatto che il RUP che si è dimesso per andare in un'altra amministrazione non è stato ancora sostituito e credo che i lavori siano ancora fermi. Assessore, su questo argomento, nell'attesa che naturalmente poi faremo magari un incontro approfondito con il nuovo RUP, ci può aggiornare sull'argomento? Perché ma i lavori non sono fermi. Consiglieri, i lavori non sono fermi, stanno continuando i lavori, lavorano nel sottosuolo perché stanno scavando sotto, e purtroppo, come dicevo l'altra volta, non ricordo se a voi o ad altri,
hanno trovato loro un problema con la calcarinite molto spessa, quindi stanno perdendo più tempo per questo. Il problema semmai è che da lunedì, quindi da ieri, il RUP non c'è più, in quanto ha vinto il concorso all'ente autostrade siciliane e quindi è andato a lavorare lì. Quindi adesso bisogna nominare il nuovo RUP per questi lavori, però la ditta sta lavorando. Non è, dico, che tempi abbiamo per completare i lavori, assessore? Perché dico, noi abbiamo assistito i tempi non me li danno mai per certi, perché io li chiedo e mi danno un tempo e poi non è quello che viene rispettato, perché a noi quello che interessa principalmente sono i tempi che hanno loro, e io lo chiedo in continuazione per chiudere lo scavo, perché poi loro continueranno a lavorare sotto, ma a noi interessa chiudere lo scavo specialmente nelle parti più importanti della città, dove si sta creando un grande disagio, perché ci sono più cantieri aperti in contemporanea. Però devo dire che nessuno fino ad ora mi ha saputo dire con certezza, perché mi danno una data e poi quella data non è rispettata. Quindi cercherò di chiamarli a breve. Ripeto, il RUP non c'è più, aspetto che nominiamo il nuovo RUP. Io infatti adesso ho finito questa riunione, ho un incontro con il capo area per capire anche come dobbiamo muoverci su questo settore del RUP, perché non è la sola persona che noi abbiamo perso, perché anche l'architetto Paci aveva vinto un concorso alla regione 20 anni fa, poi tra ricorsi e contro ricorsi andrà via anche lui, ed è il RUP della Greenway. Quindi diciamo che ne abbiamo più di uno problema. Ma in questo momento l'urgenza principale è quella che dice lei, quella del collettore fognario, è l'urgenza per la città, per poter quantomeno la parte superiore della strada essere utilizzata dai cittadini come una normale strada cittadina. Quindi, ripeto, appena finiamo la riunione, io un incontro col capo area, discuteremo anche di questo. Che bisognerà trovare subito chi può essere il RUP, ma deve essere una persona capace, perché in realtà, parliamoci chiaro, in realtà il RUP dovrebbe essere un ingegnere idraulico, e noi credo che l'ultimo ingegnere idraulico che avevamo a Comune di Palermo era proprio l'ingegnere Vitali. Quindi adesso dobbiamo trovare un altro RUP che sia capace di seguire i lavori, ma che non sarà sicuramente un ingegnere idraulico. Questo, dico, va detto, perché purtroppo abbiamo pochissime risorse, infatti di risorse umane all'interno del comune. La quota 100 diciamo che è stata un po' una piaga per tutte le amministrazioni, perché so che gli stessi problemi ce l'ha la regione siciliana, ne parlavo l'altro giorno con l'assessore Falcone, ce l'ha anche il Genio Civile. Perché ne parlavo con il direttore del Genio Civile, mi diceva che anche loro hanno grosse problematiche, quindi come ce l'hanno gli altri li abbiamo noi, ma dobbiamo trovare una persona valida, e non può essere una persona qualunque messo un RUP lì tanto per metterlo, per questo tipo di lavoro, che è un lavoro molto importante e impegnativo. Quindi vi farò sapere appena nominiamo il RUP e riuscirò a parlare nuovamente con l'impresa. Assessore, quando parla con l'impresa, quello che le vorrei chiedere è se nel cronoprogramma dei lavori la possibilità di poter al più presto eliminare gli scarichi a mare, soprattutto quello all'altezza di via Diaz, che sta creando non pochi problemi ai cittadini, tant'è vero che 1 e 2 ci sono sempre delle proteste. Dico, quello scarico è veramente vergognoso, la gente da anni si aspetta l'eliminazione e ancora oggi purtroppo è lì, quindi sarebbe importante, io non so qual è la motivazione. Mi scusi, ma questi di via Diaz sono praticamente, sono quelli del Fiumoreto praticamente? No, questo dovrebbe essere, che io sappia, è sempre il convogliamento al collettore fognario, che io sappia. Non è quello del Fiumoreto, cioè quello che dice lei dei collati è quello che scarica sul Fiumoreto, ma che riparte la parte, diciamo, alta, zona Oreto. E anche su questo mi dicevano stamattina qui il subcommissario alle opere di depurazione che ci sono dei ritardi, perché il progetto che era stato presentato non c'erano le autorizzazioni dell'autorità di bacino, che adesso gli sono stati chiesti, però hanno avuto cambiato
il progetto e si spera che vada in gara per dicembre. Come l'altro problema è sul raddoppio del depuratore di acqua dei Corsari, ma sono cose che lei sa benissimo, perché praticamente anche lì c'è una problematica che e adesso si aspetta un'autorizzazione della regione, dall'ente che è presieduto da Aurelio Angelini, e si spera entro il 14 di luglio di avere i pareri per poter procedere anche questo, per fare la gara. Purtroppo su questa parte che riguarda la depurazione, riguarda diciamo, gli scarichi fognari, sicuramente siamo molto, molto indietro, e ripeto, ci sono circa 12 progetti in mano al subcommissario che è della depurazione, che comunque alla fine devono vedere la luce, ma con i tempi che purtroppo ci vorranno. Io vi chiedo scusa se sono arrivato in ritardo e non ho sentito la vicenda che riguarda, perché ci eravamo oggi organizzati in incontro, ma immagino avete parlato fra di voi. Se non abbiamo... Scusate, io purtroppo mi devo lasciare. Sì, stavo chiudendo, assessore, stavo in effetti chiudendo. Purtroppo ho una riunione là dentro e sono venuta a chiamarmi 3 volte già. Va bene, assessore, io vi ringrazio. Vabbè, ringrazio che lei. Allora, sì, ringrazio lei, ringrazio l'architetto Sarta per la propria disponibilità. Vi liberiamo e noi rimaniamo in commissione per approvare il verbale. Grazie e buona giornata. Arrivederci, buona giornata a tutti, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci. Una buona giornata. Arrivederci. Allora, segreteria, mi pare che andiamo ad approvare il verbale di ieri e quello di oggi, se ci siamo. Sì, quello di ieri, Presidente, si può approvare e lo legge la signora Gnocco, perché io ho problemi di linea. Quello di oggi purtroppo non sono riuscita a farlo perché va bene. Proviamo quello di ieri, dai, prego. Quello di ieri. Prego. Arrivo. Eccomi. Allora, l'anno 2021, il giorno 26 del mese di giugno, la Commissione, nel rispetto alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si riunisce giusta convocazione prot numero 119 del 27/5/2021. Vi risparmio il cappelletto iniziale e vado avanti. Alle ore 8 nessun consigliere è presente, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:03, oltre al presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Giaconia, Amella e Meli. Il presidente, assistito alla segretaria verbalizzante Tosto e dalla segretaria Gnoffo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti per l'amministrazione comunale l'assessore Marino, per il servizio Ville e Giardini la dottoressa di Trapani. Sono presenti i presidenti delle circoscrizioni comunali, in particolare il consigliere Moccata, Fiore, Tuttolino, Polara, Greco, Caspiglia, Maraventano e Quartararo. Il presidente ringrazia gli intervenuti e specifica che la seduta odierna tratterà della problematica riguardante la potatura in città. Evidenzia le molteplici richieste che pervengono dai cittadini e dalle associazioni, riferendo che i cittadini sono stanchi della situazione di degrado in cui versa la città. È noto a tutti, continua il presidente, della grave carenza di personale e di mezzi. Necessita coinvolgere un modo più ampio la reset e lavorare in sinergia. Chiede infine se l'amministrazione ha un piano potature che preveda una calendarizzazione degli interventi e i criteri usati nello stabilire gli stessi. Prende la parola la dottoressa di Trapani, che ricorda le gravi carenze a cui giornalmente si deve far fronte, carenze gravi di personale e di mezzi. Si procede a fare una calendarizzazione degli interventi ogni 15 giorni, tuttavia questo piano viene regolarmente travolto dalle continue emergenze. Si deve far fronte ad infinite richieste, pertanto gli interventi effettuati, circa 1.200, non sono mai sufficienti. Purtroppo evidenzia che all'abbattimento non corrisponde la piantumazione, anche qui principalmente per mancanza di mezzi. L'unica via di uscita
percorribile in questa situazione emergenziale è la esternalizzazione del servizio a noleggio mezzi e si vuole procedere in tal senso, tenendo conto certamente delle disponibilità finanziarie. Interviene il consigliere Giaconia, ricorda che i problemi evidenziati sono a tutti noti, ma che nonostante ciò si deve lavorare per trovare soluzioni e dare risposte ai cittadini. Ritiene opportuno coinvolgere la RESET e un potenziamento delle prestazioni lavorative del personale RESET. Il presidente Moncada ribadisce la situazione drammatica in cui si trova la città. Il ruolo delle circoscrizioni è attenzionare le esigenze nel territorio ed invece quello dell'amministrazione è trovare le soluzioni per migliorare la situazione. Il presidente Maravantano invece evidenzia soprattutto il problema collegato alla sicurezza. Il consigliere Tuzzolino anche egli evidenzia la grave situazione. La proposta di esternalizzare il servizio non è una strada percorribile nel breve termine. I cittadini vogliono subito risposte concrete ed immediate. Alle ore 9.32 entra il consigliere Ficarra. Anche il consigliere Greco evidenzia le situazioni critiche che si registrano in circoscrizione. Si deve affrontare giornalmente la rabbia e le minacce dei cittadini. Presidente Fiore invece chiede all'amministrazione se ha programmato un tavolo per affrontare questa problematica, riferendosi alla possibilità di attingere al recovery fund. Ed inoltre, data la gravissima situazione di emergenza che si registra in città, la possibilità di richiedere interventi regionali o statali. Il presidente Polara sottolinea invece le problematiche collegate alla mancata potatura, ponendo l'istituzione di un tavolo tecnico ed in particolare la sicurezza stradale, punti luce oscurate dagli alberi, dove AMG non può intervenire per procedere alla manutenzione ordinaria delle degli stessi punti luce. L'oscuramento di cartelli stradali, la pericolosità delle piste ciclabili, propone l'istituzione di un tavolo tecnico collegato alla mancanza di potatura. Il consigliere Teresi afferma di non esserci alternativa. Signora Gnocco, mi sento? Dimmi, Presidente. Allora, prima che poi mi sfuggono, allora ci sono un po' di inesattezze. Allora, avete scritto consigliere adesso a Teresi e consigliere al Greco. Sono i presidenti questi qua delle circoscrizioni, non consiglieri. D'accordo. È importante che vi andate a correggere. E come il consigliere Tuzzolino. Il consigliere Tuzzolino, scrivetegli comunque della quarta circoscrizione, presidente della commissione speciale Ville Giardini. Ok, Presidente. La consigliera Mella evidenzia anche le continui appelli dei cittadini su questa problematica, chiede quali siano i criteri e le priorità che vengono usati nelle potature, considerato che in alcune zone viene effettuata e in altre zone no. Sono decenni che non viene fatto alcun intervento. Ricorda come molto spesso i servizi legati al verde siano stati sottovalutati e ricorda che non si tratta solo di decoro, ma gli interventi in questo settore garantiscono la vivibilità e la sicurezza della città. Perciò chiede, vista l'emergenza e considerato che l'assessore Marino ha la delega al bilancio, la possibilità di un prelievo dal fondo di riserva per questo settore sempre sottovalutato. Il consigliere Castiglia chiede se vi è un piano... Presidente Castiglia, anche questo. D'accordo, chiede se vi è un piano di potatura, per così dire, ideale rispetto al verde esistente e se i dipendenti vengono formati per effettuare il servizio di potatura. La consigliera Meli comprende le problematiche a tutti note, tuttavia evidenzia il malcontento dei cittadini. Ringrazia la dottoressa di Trapani per l'impegno profuso da questo da quando dirige il settore, tuttavia i cittadini vogliono risposte immediate. Prende la parola l'assessore Marino ritenendo giusta e condivisibile la proposta di fare un tavolo tecnico per una programmazione sulle potature, anche se tuttavia, come ben descritto la dottoressa di Trapani, si devono fronteggiare principalmente le emergenze. Ricorda che sono gli uffici che ad oggi stabiliscono gli interventi e che l'amministrazione proseguirà sull'esternalizzazione del servizio. Rende noto ai presenti l'iter che si vuole attivare per la
realizzazione di un progetto di rafforzamento e sistema del verde all'interno del progetto PON ed anche intervenuti di interventi di riqualificazione urbana, compreso il verde con il Recovery Fund. Ricorda come l'amministrazione è stata sempre attenta al verde cittadino, citando il progetto PAPA che prevede la piantumazione. In sede di redazione del bilancio saranno fatte delle richieste per rafforzare le proprie azioni. Il Presidente chiede alla dottoressa di Trapani di fissare un ulteriore incontro per approfondire e valutare le proposte segnalate in questa sede, finalizzata anche all'istituzione di un tavolo di lavoro per una programmazione mirata degli interventi. Il Presidente congeda gli ospiti alle ore 10.40. Il Presidente comunica che a seguito di un invito della settima circoscrizione in videoconferenza per la giornata odierna sulla tematica riguardante la pulizia e la sicurezza delle strade e la pedonalizzazione di Mandello. La Commissione parteciperà in prosecuzione di seduta. Il Presidente invita la segreteria a chiudere la registrazione e ci si collega al link creato e inviato dalla circoscrizione. Sono presenti per la Commissione il Presidente Caracaos, il Vicepresidente Ficarra, i consiglieri Giaconi, Ameli e Amella. Pertanto la segreteria constata la presenza dei consiglieri e si prosegue nella seduta. Il Presidente della settima circoscrizione dà il benvenuto agli ospiti per trattare della tematica oggetto della riunione, come sopra citato, e si procede negli interventi. Si dà atto che la pubblicità della seduta di prosecuzione viene garantita con la sua registrazione, che sarà visibile entro le 24 ore sul sito istituzionale del Comune di Palermo, accedendo al link e che forma parte integrante del presente verbale, alla quale si rimanda per la conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. Alle ore 11.02 esce il consigliere Ficarra, alle ore 11.13 esce la consigliera Meli, alle ore 11.16 esce la consigliera Mella. Mentre il Presidente Fiore interviene per concludere i lavori, il consigliere Giaconi alle ore 11.30 lascia la riunione e pertanto, constatato il venir meno del numero legale della terza commissione, la seduta si chiude alle 11.40. Il verbale odierno verrà letto ed approvato alla prima seduta utile. La seduta si chiude alle ore 11.40. Ottimo. Va bene, consigliere. Per me va bene, fate conto quelle piccole correzioni. Anche per me va bene. Anche per me? Poi me lo girate. Ficarra? Sì. Favorevole, per me favorevole. Perfetto. Allora viene approvato ad unanimità dei presenti. Perfetto, a questo punto, visto che il verbale di oggi ancora non è pronto, chiudiamo la seduta e ci aggiorniamo a domani mattina. Buona giornata a tutti. Presidente, vi comunico, vi ho mandato già un'email, io domani non ci sarò. Va bene, signora Gnoppo, stacchiamo la registrazione. Lo faccio subito.